parte la nuova campagna estiva di Avis Faenza per sensibilizzare le persone a donare il sangue, soprattutto nell'attuale periodo prima della partenza per le vacanze. Un invito a ricordare che c'è sempre chi ha bisogno di un aiuto. Penso che non è propriamente una campagna faentina, diciamo che prendiamo spunto e prendiamo la campagna che si sta facendo a livello regionale e la caliamo in tutte quante le realtà dell'Emilia Romagna, cioè in questa campagna dove si dice appunto anche in estate c'è bisogno di sangue, ricordati di donare, è l'appello che facciamo un po' a tutti quanti, cioè nel senso prima di partire per le vacanze estive di prenotare la donazione e di venire a donare prima di partire. È un po' questo il senso dell'appello che facciamo tutti gli anni. L'anno scorso era diverso come immagine questa cosa qui, però quest'anno c'è questo prato verde, la ragazza con le braccia aperte, dove dovrebbe sensibilizzare e stimolare a venire a donare il sangue prima di partire per le vacanze estive. Ok, quindi appunto un invito ad abbracciare, diciamo, questa ragazza, quindi ad abbracciare un po' chi ha bisogno. Esatto, perché sappiamo come tutti quanti gli anni in estate aumenta il bisogno di sangue, di conseguenza per sopperire un po' al calo delle donazioni si cerca di sensibilizzare in questo senso qui e di farli arrivare nei centri dei punti di raccolta, insomma, del sangue. Parlando invece di dati, quali sono i dati delle donazioni nei primi mesi e invece per quanto riguarda i nuovi donatori? Sì, noi monitoriamo, siamo molto attenti a quello che succede un po' qui a Faenza, perciò abbiamo preso in esame i primi sei mesi del 2016, raffrontati ai primi sei mesi del 2015, abbiamo visto che c'è un aumento di donazioni e siamo al segno più rispetto all'anno scorso di 34 donazioni. La cosa che invece porta a un segno meno per quanto riguarda i nuovi donatori, nel senso che l'anno scorso nei primi sei mesi eravamo a 104, oggi siamo a 87 donatori. Non è preoccupante, però questo è un dato da tenere sotto controllo perché sappiamo che i nuovi donatori sono quelli che devono poi controbilanciare le uscite o per raggiunti limiti di età o per questioni sanitarie, insomma. Quindi ne approfittiamo per lanciare un appello: donate, fatevi avanti, insomma. Sì, nel senso che voglio dire, potrebbe essere anche questo una, così, prima di partire per le vacanze, passare nei punti, nei centri di raccolta sangue per vedere, per fare l'idoneità alla donazione, per vedere se si è idonei alla donazione o meno. È quello che stiamo cercando di veicolare e di far passare questo messaggio più in mezzo alla gente, ed è per questo motivo che siamo, come posso dire, nel territorio paentino, in mezzo alla gente,